Presentate oggi una serie di proposte di sviluppo per una migliore integrazione tra servizi ferroviari regionali e il trasporto pubblico su gomma in Romagna. È emerso dal punto di vista ferroviario che le stazioni romagnole, le quattro più importanti, Rimini, Cesena, Ravenna, Rimini, Cesena, Forlì, nella stazione Rimini e Ravenna, sono altamente utilizzate, contrariamente a quando 26-27 mila utenti giorno, quindi una media molto alta. Questo escluse Imola. Da Imola in su l'utilizzo è molto debole, ma è debole per ragioni obiettive. La ferrovia è molto lontana dall'asse abitato della Via Emilia e sulla Via Emilia con Bologna c'è un servizio su gomma molto molto buono. Ecco, allora noi diciamo, possiamo anche farlo, ma prima diamo una risposta, un cadenzato. Noi pensiamo, questo è l'obiettivo, si può utilizzare anche perché non possiamo mettere tanti treni nuovi. Quello che c'è, ci sono dei treni che da Rimini si fermano a Castel Bognieri e poi già fare il cambio, non funziona. Fare un cadenzato Bologna-Rimini-Bologna e da Ravenna dall'altra parte. E questo diciamo, non ci sono risorse, lo facciamo anche utilizzando i treni a lunga percorrenza, Intercity, Frecciabianchi che vengono dal sud, che in questa tratta assumono anche un ruolo regionale, almeno nelle stazioni, 4-5 stazioni principali. È chiaro che qui bisogna fare un discorso con la regione, come fa da altre parti, di un come devo dire, coordinamento delle tariffe. Io salgo in un treno e in un altro da Rimini, devo pagare uguale. Noi crediamo che su questo si possa costruire un miglioramento del servizio senza ulteriori grosse risorse per appunto migliorare il servizio dei nostri cittadini. Crediamo che il materiale umano e la dirigenza ci sia. Chiedo un po' quali sono le proposte, che voi farete e porterete in regione. Le proposte sono intanto di continuare in quelle politiche di riequilibrio delle risorse, perché come abbiamo visto dai dati, pur essendo stato fatto un discorso importante negli ultimi 3 anni, il non equilibrio, chiamiamolo così, c'è ancora. Se guardiamo, ecco, continuare in questa politica con le risorse, non per avere risorse in più, per riuscire a realizzare quel disegno che abbiamo, che manca poco perché manca qualche treno e l'integrazione con lunga percorrenza, di conseguenza anche un riequilibrio sul trasporto, per le risorse sul porto gomma, perché potremmo anche qui l'integrazione ferro-gomma, abbiamo un esempio. Da Rimini e Bellaria contemporaneamente parte un treno e un pullman. Allora, qui bisogna, facciamo bene uno, non facciamo l'altro per avere risorse. Siamo disponibili a mettere in campo sul tavolo tutte queste soluzioni per dare, ripeto, sugli assi principali o l'altra soluzione. Se è vero che Castel Bolognese a Bologna c'è un servizio ottimo dal punto di vista dei pullman, i treni che vengono da Ravenna per rendere cadenzati, quando sono lì vanno dritti a Bologna. Queste sono proposte tecniche, non spettano neanche a noi, però sono temi, siamo disponibili a confrontarci, le nostre agenzie con i tecnici della regione per vedere di, ripeto, raggiungere obiettivi, non sogni, obiettivi potenzialmente possibili e migliorando il servizio, perché noi crediamo sia un potenziale anche con la crisi, perché dare Bologna con la macchina tra autostrade, benzina e treno, cominciamo a ragionarci. Quindi c'è un aumento, una potenzialità, un aumento di potenzialità. E credo che con queste proposte riusciamo a raggiungere, se non al 100, ma un buon livello di obiettivi. Cristian Vernocchi per Ravenna Web TV.